i podcast di Voci.fm. Ciao, benvenuti a 3 minuti con Voci.fm. Sono Paola, volevo darvi un piccolo suggerimento da utilizzare in cucina. Proprio in questi giorni in cui restare a casa è una priorità, abbiamo riscoperto il piacere di condividere con i nostri cari la tavola, la cucina, la preparazione di un sacco di ricette sfiziose che hanno spesso il sapore di una volta. Ma quante volte vi siete trovati senza uno degli ingredienti principali della preparazione, come il lievito? Eccovi un semplice ma efficace modo di prepararlo a casa. Prendete carta e penna. Fatto? Gli ingredienti sono 100 ml di birra, 200 g di farina, meglio di tipo zero, ma andrà bene anche quella che avete comunque in questo momento in casa. Procedimento. In un contenitore col coperchio abbastanza capiente, che potete poi riporre nel frigorifero, versate la farina che avete precedentemente pesato ed unitevi tutta la quantità di birra. Mescolate con l'aiuto di una forchetta e quando il composto avrà assunto una buona consistenza, chiudete il contenitore e riponetelo nel frigorifero per circa 24 ore. Ecco, il gioco è fatto. Il vostro lievito fatto in casa è pronto per l'uso. Che dite? Non è complicato. Normalmente per un chilo di farina questa quantità di lievito sarà sufficiente. Se ve ne servisse meno, ricordatevi il rapporto 1-2 tra gli ingredienti. Fatemi sapere com'è andata, mi raccomando. Restiamo a casa responsabilmente e facciamo sentire la nostra voce. Voci.fm. Uniti, ce la faremo.